la conferenza stampa del sindaco Tranchide e dell'assessore Mazzeo, dopo la conferenza stampa dei consiglieri d'opposizione, mi sembra di poter dire che non passeremo un Natale tranquillo qui a Trapani, al di là di chi siano le colpe o quali siano i motivi. Spieghiamo oggi qual è la vostra replica a quanto dichiarato da Tranchida ieri. Direttore, io credo che se passo io un Natale sereno o meno non è importante, la cosa importante sarebbe che i trapanesi No. passino un Natale E sereno. io dei trapanesi parlavo. Lo so, io rappresento anche trapanese, come ahimè lo rappresenta Giacomo Tranchida. Cosa ha detto Giacomo Tranchida? Lascia il tempo che trova, ce lo facciamo scivolare addosso, dire si fregano il gettone, guardano i compensi, fare distrazione di massa, non dare delle specifiche errate. Dire un cumulo che abbiamo spiegato in conferenza stampa di falsità con le carte in mano ne siamo venuti. Vedete, studiare un atto deliberativo non è una stupidata e, no, e non si può uno per cose politiche dire sempre favorevole o contrario. È importante che 1100 pagine vengano approfondite in funzione degli errori che precedentemente su altri documenti sono stati fatti. Ora, se il sindaco Tranchida vuole giustificare il suo perenne cronico ritardo, perché questo bilancio doveva essere approvato entro aprile del 2024, siamo a dicembre e allora, visto che lui ha 8 mesi di ritardo, la colpa è dei 20 giorni dell'opposizione. Non funziona così. Purtroppo non funziona così per lui. E mi rincuora il fatto che ormai i trapanesi non gli credono più. Una persona che costantemente, non riesce più a portare avanti una città. Che forse non l'ha mai portata avanti, e dice Trapani in cammino, ma Trapani è ferma. Quello è il problema. Noi non vogliamo andare contro Giacomo Tranchida per forza. Certo, dobbiamo anche rispondere al sindaco se dice falsità. Noi interessa che Trapani realmente vada avanti. E per andare avanti noi lo dobbiamo anche controllare, perché gli errori di Giacomo Tranchida sono innumerevoli in tutti i bilanci, in tutto quello che abbiamo studiato finora. Lo spauracchio è questo, che si torni con l'inizio del 2025 a una probabile gestione provvisoria. Io mi auguro di no, noi studieremo più velocemente possibile, cercheremo di approfondire tutte le 1100 pagine, ma se questo sarà, non è che il problema è i brutti, cattivi, falsi e bugiardi dell'opposizione, siamo 8, 16 sono di maggioranza, 9 assessori, un sindaco e non riescono in 7 mesi a fare quello che pretendono da noi in 20 giorni, il problema è nostro. Noi faremo tutto quello per l'ennesima volta che i trapanesi meritano. E per me al primo posto non c'è Giacomo Tranchida come per i miei colleghi di maggioranza, per me c'è la città di Trapani. Insomma, non succederà quello che, mi dispiace ricordarlo, successe proprio periodo natalizio dell'anno scorso, che i trapanesi non potevano neanche andare al mercato del pesce perché era chiuso, perché non c'erano i soldi per poterlo aprire. Forse non ci potranno andare neanche quest'anno, non parlo visto che lei ha citato del mercato del pesce, ma del vecchio mercato del pesce, della chiazza, transennata. Una settimana fa è caduto mezzo chilo di calcinacci. E noi ricordiamo ancora in telecontenerezza il rendering per rendere questa piazza accogliente, fruibile, in cammino. Dove è finito questo cantiere? Dove è finito il restauro di questa piazza? E non parlo della fontana. Vede, direttore, che il problema in città non è quello che si dice, ma è quello che si fa. E Giacomo Tranchida, sfido chiunque, ogni volta chiede ai cittadini, mi dici una cosa che ha fatto questo sindaco? O non mi dicono boh, oppure mi dicono, ah, forse l'ha differenziata, ma lo doveva fare per legge. E allora, io vorrei approfittare, sta parlando lì il consigliere Guaiana, che lui ha partecipato alla conferenza stampa dei consiglieri d'opposizione, con un'esperienza di presidente del consiglio comunale alle spalle. È stata stigmatizzata anche la presenza dell'attuale presidente del Consiglio Comunale di Trapani in queste ultime vicende politiche. È stata stigmatizzata perché la figura del Presidente del Consiglio dovrebbe essere una figura super partes a tutela dell'intero Consiglio Comunale. Tra l'altro,
ricordo perfettamente la giornata in cui la nostra Presidente del Consiglio Comunale si era dichiarata indipendente e quindi non appartenente a uno schieramento politico, ma invece la vediamo partecipare attivamente alla riunione di maggioranza e quindi magari questa sua dichiarazione di indipendenza è stata fatta per togliere dall'imbarazzo il sindaco di Trapani. Da trapanese cosa pensa che troveranno sotto l'albero i trapanesi, i nostri concittadini quest'anno? Ma reputo che, fermo restando qualche piccola operetta per distrarre le masse, troveranno ben poco. Troveranno la spazzatura per la strada, per come l'hanno trovata in questi giorni, in questi anni da quando governa questa amministrazione, troveranno nuovamente la mancanza di acqua e soprattutto troveranno sempre un sindaco che con il suo narcisismo politico dà la colpa agli altri, ma non è pronto ad assumersi le responsabilità di una persona che governa. E reputo che questo sia il peggior sindaco che Trapani ha avuto, e sono da un bel po' di tempo al comune di Trapani, il peggior sindaco che Trapani ha avuto da quando esiste la figura del sindaco. Buon Natale. Buon Natale.